thank you De Acrisio ed Euridice, no, si sì, De ed Euridice. Sì. Eh, eh. Però dopo Danae, la ganfiol, però la loga con Zeus, e lei Perseo. Dopo Polidete, non capisco più niente, Poltro, Polidete, Medusa. Cari amici telegarda, ben ritrovati. Scusate, ero un po' qui indaffarato nel cercare di riepilogare una storia mitologica che vi è stata presentata nei giorni scorsi dall'amico Beppi Turini che è un, veramente un esperto dei massimi sistemi nel campo della mitologia greca e cercavo di riepilogare per conto mio la storiella ma adesso è meglio che ci sia lui a fare il riassunto della puntata precedente e per andare a vedere come è andata a finire quella storia lì di Perseo. Non so se ricordate. E allora saluto naturalmente Beppi, che è qui ancora ciao con noi. Sandro. ciao Beppi, carissimo. Eh, saluto gli amici di Telegarda. Ecco. Questa volta vedo che ti sei portato anche la moglie Marisa perché sì. ha detto che vuol vedere sì, se sei ancora sei solo... sì, sì. se sei in gamba, veramente nel ricordare perché ti aveva visto un po' magari. Eh, la memoria con l'età magari. La ecco. Quindi salutiamo anche la moglie Marisa che è qui che ci segue. Allora Beppi abbiamo parlato avemmo parlato l'altra volta di Perseo avete <ride> fate un po' la storia di mm. visto come il nasce, no? per quell'azarone de Zeus, de Zeus. No? che mette incinta la danae mentre l'era sera in prison pensa un po' <ride> però Perseo insomma riesce alla fine anche se doveva essere eliminato riesce a salvarsi eh, riesce il diventa grande e va ospite di ripeto in era ospite sull'isola di Serifo ospite di dei Dofradei Diti e Polidete ecco e Polidete che... a un certo punto per sposarsi domanda eh... a tutti in en... regalo. Regale... E a Perseo che cosa gli domanda? E eh, a Perseo, siccome non aveva niente, eh. l'era un po lavoro praticamente viveva a corte, ma allora Perseo che era un fanfaroma un po'. Ah, e che confio. disse: ti dime quello che ti vuoi e mi te porto. Polidete non che pareva neanche avere, che dì, portami la testa di Medusa. Quell'altro che ha detto, va bene ti porto la testa di Medusa, però ti devi lasciare in pazza a memare, mare, perché insomma è stuf che ti continua a tormentarla. E nati d'accordo e adesso comincia l'avventura del Perseo ecco. alla caccia di Medusa. Dimmi com'era fatta questa Medusa. Medusa praticamente era un mostro. Un mostro. La aveva la, i, i serpenti a posto dei cavei. Madonna. La aveva una faccia che non la aveva niente di una donna, anche se i dischi. Ecco, quando... Il chacere eh? di allora le diceva che prima di diventare mostro era una bellissima donna. Noi non stanchiamo a spiegare come l'ha fatta diventare mostro perché ne è lunghe massa e non finì in Comunque, la... allora, Cavei, cavei che l era, era, l era famosa perché la testa era una massa dei serpenti praticamente e delle tre, delle tre gorgoni, Medusa era l'unica mortale. Le altre due le era immortali. Ah, quindi la, la moriva, la, la, poteva moriva sì, la poteva essere copata. La poteva essere copata. E quindi per doveva giapponare, tagliare la testa. Ma era facile tagliare no, la testa, non oh. poteva, poteva guardare in faccia, altrimenti si stato pietrificato. Ho Chiunque ho guardava la medusa e le di pietra. E allora lui la dice: sì, va bene, ti porto la testa di Medusa, ma non sapeva neanche da che parte cominciare. E allora chi è l'intervento dell'Olimpo? Sempre De Zeus, No, no stavolta, stavolta no. interviene altri due De Zeus, Ma... Atena e Hermes. Sì, perché l'altra volta che Zeus aveva avuto un di praticamente tutto. Zeus e Hermes e Atena era fra De Perseo perché suo papà era sempre Zeus. Ho oh, capito. Le Ma mamme pe... le cambiava no. un po' una all'altra. Madonna, che storia. E allora interviene Atena e Hermes. Hermes è che regala i suoi sandaletti con le alete. Per poter volare. Dopo, da suo zio Ade, che era re degli Inferi, era fratello di Zeus, e si fa, fa prestare l'elmo di Ade, che si chiamava El Cunè, che diceva il cune, che diventava invisibile quell'elmo di Addirittura. Ade. Addirittura. E dopo gli regala una bella cimitara, tutta seghettata, che la serviva per tagliare la testa a Medusa. Quindi l'era ben era sistemata, l'era come si deve. Atena invece aveva un scudo levigato a specchio che l'avrebbe dovuto servire per guardarne lo scudo la testa la medusa senza guardarla in faccia. Ma capisci? E tagliare la testa in modo da… Ma ah, per non guardarla sì, direttamente, no. l'avrei guardata… La guardava nel scudo e che tagliava la testa e la metteva nel sacchetto. Ma ti penso un, un po' che scherzo. Ma è ma impressionante questa eh, storia sì, qua. Eh sì, la storia… Le... che è una fantasia, i greci da che erano… Da fare era un film qua. Allora, adesso è parte, però, devo dire che prima di andare dalle Gorgoni, dovevano andare dalle sorelle, le famose sorelle vecchie delle Gorgoni, che le erano le Graie. Ah sì, le Graie, le vedo. Le Graie, le erano tre. Le si chiamava Enio, Penfredo e Dino. Le Graie, vana... non lì a fare tanti commenti, le no, Graie aveva no. solo una particolarità, queste tre sorelle. Le erano nate già ragrinzite, invece, spelacchiate, con la luce oh. roca, appena oh. nate. Infatti, eh, eh, greco, deriva dal greco che vuol dire vecchio. Queste tre leghe avevano una particolarità, tutte e tre le avevano occio e dent, che le, le se lo passeva da una all'altra al momento del bisogno, una la voleva vedere, la vedeva l'occio o l'altra, la qualtra Ma la voleva mangiare un, un po' la vedeva il dent. Bella questa qua. E gli abitivano in una zona al nord di de de proprietà dell'Atlante tu per sparmiare, per non andare dal dentista eh, le, le viveva non erano in Croazia, ma le dicevano neanche in Croazia le avevano per i denti niente. Niente. le che avevano denti no, cioè le erano tre ma poi neanche dall'oculista e allora sto e le erano le custodi del segreto delle gorgone solo lore le sapeva dove viveva le sue so sorelle, le Gorgoni e Medusa le sapevano dove era Medusa ecco. le ma allora per farla adesso in breve per arrivare, per, la fi, riesce la per le se riesce a sapere dove parte le, le... con i suoi sandaletti Atene Hermes, e che dice dove che è questa graia, la riva e che dice e che domanda a queste, a queste graie dove che le Gorgoni, ma quell'altra eh, non neanche perché... per idea di dire che è le custodiva loro il segreto. Non le, gregate, non le che, non le che. Dai dai alla fine la dita adesso il sistemo mi voi. la ditta, aspetta il momento che se una la che passa all'occhio all'altra, sape che l'occhio, e adesso ha detto, o oh me dice Endo dove che è la sorelle e se no mi lascio il faro sparire voi altre. A questo punto le graie le sta costrette a dire che dove che le sue sorelle, e le, le, quindi... le gorgoni, e Medusa. E in più anche le ha dato un sacchetto, il famoso kibis o kibisis, dipende dai traduttori, che era un sacchetto dove doveva mettere la testa di Medusa. Bon, una volta che l'ha tolto su, il suo sacchetto e gli ha detto il posto dove le è, dà che suo e cioè parte sul luogo dove erano le Gorgoni, Esiodo nella sua teogonina, dice che era ai confini della notte. Probabilmente l'era oltre di. Ecco, Esiodo, avete sentito sì. Esiodo? disse addirittura eh. che sì, la nella, nella sua Teogonia. Le... nella dell'opera di Esiodo, le, era ai confini, confini della, della notte, notte, nella parte proprio più sconosciuta del mondo. dove che era strofo, era che una che strovera. Era penombra, per sempre. usare proprio il dialetto, sì, proprio strovera. strovera. Ecco, avete sentito, strovera in dialetto proprio oltre le colonne Ercole vicino al giardino delle Esperidi, che l'era di proprietà di Atlante. Oh, Madonna, chi ne. Ne chi ne proprio... Prima di partire, anzi, che ha domandato aiuto a Atlante, ma quella che ha detto che il cerangia, siccome ne aveva proprietà sua, e di Atlante, Atlante è quel famoso che portava il mondo, il mondo sulla, sulle spalle. Sulle spalle no? Ti pensa un po che e so. che ha detto che il cerangia, che lui non può saperlo. No? Insomma, la riva nel suo le la riva dalle Gorgoni e trova questa medusa. la Trova? Sì. E trova la medusa e anche le altre due, e lì, sempre, sempre stando attento di non guardarla in faccia. Con un po' di trucchetti e guardando sempre nel scudo riesce a tagliare la testa. Ah, però! Taglia la testa e la mette nel, sacchetto. nel suo sacchetto e cerca di raccogliere nel caputan sangue quel po' che ha poteri magici. E riparte e torna a casa, sempre volando con i suoi su calzotti lì, con le alette che, che aveva regalato sopra dell'astro Hermes. Mercurio dai, dai romani. Per i romani era Mercurio, era il postim, postim. postim. Allora passa e torna all'isola e torna di Serifo per portargli la testa. Il Passando sopra il Mediterraneo, il Sakhid la pesa alcune gocce di sangue, Aia. quelle che cascano nel mare la diventa corallo rosso. Quelli che cascano nel deserto libico le diventano serpenti velenosi. Ah, ecco, ecco questo è importante: vedete, la mitologia greca a volte la cerca di dare una spiegazione eh, sì. a certe robe la che avevano gavessu... è in natura. Esatto. Allora, sì. il corallo, corallo secondo rosso. la mitologia, secondo il mito, era il sangue, il sangue della medusa. De medusa che na nel mare. Ecco, invece, invece i, serpenti, i crotali, serpenti i serpenti nuovi del deserto, cobra. Africano, ah, deserto africano, il deserto africano, i sì, crotali, quelle robe lì. L era? L era sempre il sangue, sangue ma che ti... cascava sulla terra Però, invece che nell'acqua. Ho capito, ecco, quindi sapete come è nato il corallo e, e i lissi? Passando nel nord Africa, passando anche da Atlante. E siccome era nato per il naso, che non mi dato l'aiuto, prima, la tira fuori a testa di Medusa e la pietrifica anche all'Atlante. Atlante. Di fatto, adesso nel nord dell'Africa, dell che è la catena montuosa, che è la cantina, cantina dell'Atlante. Anche a chi una spiegazione, spiegato, la spiegazione della la... catena dell'Atlante, Dopo ti Atlante. Ecco, già che siamo su Atlante, la prima vertebra della colonna vertebrale, è quella che sostiene il cranio, il cranio. si chiama Atlante, perché aveva Gaeva il mondo che posteva proprio, proprio su quella lì. vertebra lì. Ecco, con Atlante aveva finito. Ecco. Capite capì perché vi faccio parlare di mitologia? Perché tante spiegazioni proprio le derivano dalla mitologia greca. No? Addirittura, E se c'è ma chi è Atlante, perché Atlante? aveva la, la, la testa postata da lì. Beh, ma a questo punto qua Perseo lo arriverà da... Però devo dire una roba che mi sono semplicemente gatta. Quando ecco. Gattaia la testa a Medusa, Perseo, eh. dalla testa di Medusa è venuto fuori, oltre al sangue, è venuto fuori il cavallo a lato Pegaso. Oh, e da poi è venuto fuori anche il gigante della lancia d'oro Crisaore. Chiesa ore. No, ma no. Capito. non vuol andare a rischio a tutto questo qua. Cioè, che te narra... non... Io lo conosci. Sì, tutto. ma te devi andare a rischio a tutto, ma no, no, no. te puoi star chi? Senti Crisa Ora, Crisa Ora, sì, lei è il gigante, lei è famoso perché lei è il suo papà di Echidna, Echidna, oh, Echidna eh. la lutuova il ninfa che mai non invecchia né muore, il disgiodo. Sì, Quindi do che no. anche le citazioni, sì, eh. sì. attenzione, non è soltanto nozioni, <ride> che anche citazioni. È la madre di tutti sì, i mostri ma... mitologici. Ah, l'Echidna. Sì, 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 ma, la, ma spiegami, boh, ma, ma arriva chi dal Polidete alla fine, arriva dal Polidete con la oh, sua testa, sono curioso di vedere quel Le, che succede. Arriva quando... dal Polidete e invece di dire di tributare gli onori perché resta bravo a portare la testa, tutti i suoi cortigiani e Polidete in prima, i continuo a ridere lo fuori, lo tengo oh. per giro perché fagami da quella testa lì tetela. L'altro, dopo tutto quel lavoro che l'ha fatta, si è anche tira fuori la testa, pietrifica Tutti Polidete, tutti i suoi servi, e diventai delle statue: tutte delle statue de Prea le a Diti e Gadita adesso il regno dell'isola del Serifo è tuo, te comandi, ti. E la diti cia... quel che ne ha sempre a pescare. Quel, quel che ne aveva a pesca, che sì, praticamente potuto... era suo padre adottivo. Sì, eh? Era un falopa, che aveva sì, poi no, lui, po'... no Però era, era praticamente suo papà. Eh, L'aveva levalu. L'aveva levalu. Ah, no, ho capito. E allora che dite? Regno le tue, bom, è tuo. Chi ha le chiavi della Torreia, te, mi vago. Tossu la Sudane. Ah ecco la dana, ero qui per dirti, e dana e che e, fima la fa? Eh no, la dana... È la, la che sta... sempre, è la no che dico sempre. magari l'ha incontrata qualche d'uni, l'ha nessuna eh, no, un'altra la... famiglia? No, la tosse, la parte con la dana. È tornato Zeus della... magari no, perché no, la Gavuna. No, lì la è no. la, la faccenda a Serifo, e da lì la mamma Viti, Polidete la pietrificata e parti. Adesso il deve partire Part... per andare a Argo a sua so casa, però nel nar verso casa su una roccia, lì sul mare, la bisca era incatenata su una roccia, una bella fanciulla, tutta nuda, oh, tutta nuda. Ah, che da fuori. Cava da fuori, incatenata su una roccia, che la doveva essere mangiata da un mostro marino. Ma... La riva giù, sempre in volo, perché è sul calzotto lati. Eh, è sempre eh. il solito. La riva zo che domanda cosa che la fa, come che è successa, e la che spiega la faccenda. Questa chila era Andromeda. Ah Andromeda! Andromeda che era lì su sto scoglio e la era fiola di Cefeo e Cassiopea che lei era il re e regina dell'Etiopia. Adesso l'Etiopia non dobbiamo immaginarne come la conosciamo noi adesso. No? L'Etiopia la, la sapeva dentro il Mar Rosso, la sapeva dentro la Palestina, Israele, Quindi Era un territorio e la, molto la, grande. Probabilmente il fatto di Andromeda succede dalle parti di Jaffa, i dissimitografi, oh, che è la moderna Tel Aviv. In Israele sì, praticamente è sì, successo sì, il sì. fatto. Comunque va lì, trova che spiega, guarda che mi sono questo, questo, e sono chi? Perché la bella Cassiopea, sua mamma di Andromeda, tanto che la neva davanti a speso, la di Keira, la è più bella di tutte le, le... Oh, la de più, de bella ninfa, del reame, le, più bella del reame, come bella? del reame, più bella di tutte le, le ninfe del mare. Questa è Cassiopea. sua mamma. Queste qui le nereidi, le belle delle nereidi. Là. Allora le si è offese. Perché eh? le nereidi le 50 fiole di Nereo ed è Doride. Che 50, era, 50 so chi ne, ne, ne aveva al mondo. sempre allora. sui 50, sempre, sempre intorno la, ai 50. Ah eh, sì, hanno in Nerea, sì, Come i Cunei, sì, eh. insomma, sì, dai, i come i cunei. E ah. queste qui le ha granate Eh, per forza, a dire che le, le lei da Poseidone, che era re del mare, guarda che quella là, la, la le, che la è più bella di noi. Tra l'altro, allora, Poseidone l'aveva sposata Nereide, oh, una che certa miseria. anfitrite. Il suo cugnail eh, era quindi. Eh, era, parlando eh, di no. le Nereidi, la, la più famosa delle Nereidi. L'era Teti, quella che dopo sarebbe diventata la madre del Pelide Teti del Teti, o Teti ma la madre del dopo che anche Galatea, il famoso trionfo di Galatea. Sì, perché alla fine arrivano insomma, o di chi o di tutte in giro. Sì, tutte concatenate. E come andava a finire dopo con quella lì? Allora Lenada Gadita Andromeda, ti stacchi ferma. Che, 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 mi, penso che Penso mi me, a tuo papà e tua mamma. Perseo, ma, parli sempre di Perseo, per 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 attenzione. E penso Mildis. me? Il padre Cefeo, che si e ha guarda che mi sono disposto a liberare la fiola però dovrei darmi la sposa. Ma porca cosa. Che... Tu hai visto Qui che altri... era bella? Eh, eh insomma. Qui altro, Anche che... se l'era Lei L'era già promessa a Fineo, che era fratello di Cefeo. No. Però poi a questo punto, Fineo non ha nessuna intenzione di liberarla la dica che la libera e stai costretta a dire che... Eh se per forza te la libera e te la, la demma. Eh. Allora Elena anche lì la coppa il mostro marino che deve mangiarla, la ciappa la sua Andromeda la porta... Ciappa Smeriglio, se... sega lì Sega, sega for... For... Non si sa bene come l'abbia fatto, comunque l'ha liberata. E la porta da sua mamma, che si tutti contenti, i che sposa. che è il giorno delle nozze, arriva, arriva Fineo che aveva promesso sposa a lui, fratello di Cefeo. C'è rimasto solo Neoda Madonna, praticamente. che, che storia! Quell'altro, che... vedi, gli la il pede, sposa a quell'altro. E' che ne formato. Eh E no? arriva lì, più che un banchetto non si ha, in campo di battaglia, no? Gli hanno cominciato a far morti. Per aveva la sua so. sciabola, si... che era da Termes. La cominciava a far morti, alla fine le era stupide a far morti e non finiva mai. La tira fuori la testa dei Meduvi e la pietrificai tutti. Ma lui la Cado, aveva sempre, su. Appunto, la pietrificava sempre. La pietrificava sempre. E, e la aveva sempre. E aveva aveva <ride> <attacà> sempre. <ride> Chi sta testa? <ride> e che Dio no. sa che. Ti è, la metteva lì e si ecco. pietrificava tutto. Ecco, mi raccomando, attenzione telespettatori che non ve fanno così, perché vi, che noi si si trasforma di <ride> calori, eh? Lo è un po' stupidare che Fabio Galas, che dopo va a e che domanda tutti i danni. Ecco, allora, finì la faccenda. Quindi, Andromeda, 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 se la tenuta a sporco, a sporco. La pietrificata, Cassiopea, Cefeo, Fineo, ehm. tutti i suoi sudditi, qui che non era morto, la pietrificai tutti. A questo punto, la consegna. Tutto il suo armamentario, Hermes, gli ha dato i suoi sandali, il suo elmo da dargli a suo zio e vi felice offre il scu e eh, La testa di Medusa gradata a Atena e l'ha messa al centro dello scudo, la famosa ah, esatto. Egida di Atena, no? che è sulla la, la testa di Medusa, Medusa. A questo eh. punto la Dita adesso deve andare a Argo eh, a trovarmi... Oh. A menono me eh. eh, Per forza? A toi. Acrisio. So, Crisio no, eh, non ricordo. Il nono di Poseo era Acrisio. Le abiteva era il re di Argo, parte per Nera Argo, una ciacera che arriva in testa a Crisio. che è che arriva a neodo. L'oracolo l'aveva detto che sarebbe stata causa sua morte. E lì è meglio che non lo veda neanche, Parti da Argo, da Argo, a Crisio, e le na nella città di Larissa. Lei era una Città nel nord della Grecia, sì, la, che anche a Koi, la, la rissa, no. No. La rissa. La rissa. Sì, sì, sì. è la città della Tessaglia, nel nord sì. della Grecia. La rissa è Argo, e non è il suo nonno. E gli diceva: Guarda che le cammina, le va la rissa. Hai gadito anche le gadita? Hai gadito anche le gadita? No, su E va la rissa. Su la Dana e su va la rissa a trovare nonno, suo nonno, quando l'ha vista ma quell'altro si era pacificato, che gli uno laga su, lui non vuole vuol vendicarsi di niente, perché ah, la bravo casa. però... Eh, Bisogna dire che la fanno bella... Eh. Si è ria pacificati... E, e vi felici e contenti? Eh, no. Ah no. In quel eh. periodo lì, proprio lì a Larissa, il re dell'isola, il re della città, Teutamide, lo organizzava dei giochi. Teutamide, teutamide non teutamide, so se sentì. comandeva che, Teutamide eh. a La Rissa. In quel periodo lì l'ha organizzata i giochi in onore del padre che era morto, durante i giochi ha detto: era lì Perse, i tutti e partecipa un camilla. Naturalmente l'ha vinto diverse eh, gare chiaro, perché eh. l'era più al dendio eh. E durante la gara del lancio del disco, l'ha lancia al disco una folata no. di vento, la sposta... fate avviare al disco. La testa a Crisio crisi, e la copa, e allora il vaticinio fa dall'oracolo. L'oracolo ecco, eh. il vaticinio, il cioè vati la previsione, il vaticino dell'oracolo. Le, si, è, si, si, è si è avverato quindi a Crisol è morto e arriva il disco in testa l'oracolo si è avverato contro il, il fatto. Non si può andare, no. ma pensa un po' allora, contro il fatto, non il fatto, eh, anche se in dialetto fatto si è disfatto: eh, il fatto, il destino, il, destino, ecco, il, il, destino, destino il, il crudo destino. Non si, si può, ave, ecco, non si può, non si può evitare. Insomma. Ne e ne la crisi della la sale a pelle, ne la Crisole che la sale a pelle. Con un bel disco, disco lanciato per da Perseo, eh. se, e quindi chi la storia la finisce? Eh no, la storia non è ancora Com finita. Come no? Akon, no? Ma non vi sono felici e contenti no, dopo, adesso, no? no? Adesso, preto, cioè eh, Perseo, torna a Argo e era, automaticamente diventata re di Argo. Eh Forse il nonno eh. era l'unico erede eh. maschio, eh. Eh, diventà, però non se la sentivano. Non si se la sentiva di diventare re Argo. Eh, dopo, dopo che la copia che la copà è... suona. Allora, le na, le na a Tirinto dopo che governeva Megapente, 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 che era Fiol de Preto, suo fratello di Acrisio. Il Gadit Guarda che siete voi, mi regno su Tirinto e mi te regalo il regno di Argo. Argo. Le scambiate i miei regni. Eh. Megapente è sta d'accordo, allora Perseo la su Tirinto. E Megapendi la governa su Argon. Argo. Lì che sta anni di un governo, tu tranquillo, Oh, finalmente, fa... viso felice e contenti. Se... Nel frattempo, Perseo la fonda anche a Micene, li a Tirinto, la fa costruire le mura di Micene dai ciclopi Che aveva costruito ai anche, famosi ciclopi. Che aveva costruito anche le mura di Tirinto, che era il migliori costruttori delle mura del Città. Beh, per ciclopi. forza, toglieva, eh, aveva due braccia e due gambe. E lì. Si è sposata con Andromeda e con Andromeda l'ha avuto diversi figli. si sa quanti, per se no. Ci chi si, si sbizzarrisse un po', ma i più famosi sono Perse, Alceo, e Stenelo, Eletrione e una femmina, Gorgofona. Go, go. No, go, eh, go, go. Beh, scusa, un attimo. Ad est, devi promettermi, che chi anche la moglie, che te vai a rischia tutto. tutti. Sì, lo sì, no, no, vare... Ma ripetemi, ripetemi alcuni fioia. Vare... Dei manca qualche notizia eh, sui fioia. Ora, Perse è sta... il capostipite dei persiani. Oh. Alceo, Alceo ed Eletrione, e Dofradei, dunque, fiol di Alceo, Anfitrione, la spurana la la fiola di Eletrione Alcmena. Alcmena sarebbe diventata la madre, in futuro, sarebbe diventata la mamma del famoso. Eracle di Tebe, oh, Ercole, Ercole, il famoso Ercole, Ercole. Eracle, Eracle. E era, e di... Alcmena, anche se era moglie di Anfitrione, e arriva Zeus anche lì. Anche lì. Con Alcmena. E Ma ti pensa al posto Zeus senti? Gorgofona, che dopo la finim, con Gorgofona le sta la prima donna greca che i dis dieci di una volta. Che si è sposata dopo la morte del primo marito, la si è sposata la seconda volta. È stata la prima donna greca a sposarsi la seconda ah, volta. Ah, pensa un po'. Che... La gorgofona. La gorgofona, e dopo. Io che diventata... fosse una che ha problemi no. di gola, no. gorgofona. La... E sarebbe la nonna di Penelope. Ah, quella di Ulisse? Quella, quella della no, Tela. Quella della tela. Oh, <ride> allora mi viene in mente la bacchicoltura <ride> con co la bice, che l'altro dì proprio là, parlando della, della filatura. Eh, la ricordava appunto la Penelope eh, con eh, la tela. No, adesso Perseo essendo mortale è morto. Oh, beh, è la Quando sto... che le mort Atena la fa la No, la per ricordarlo nei secoli eh. per le sue avventure. Lena nella camera del suo papà e sul plafond della camera del suo eh. papà, l'ha messa messo nella costellazione di Perseo. Ah, esatto. Lì a fianco nella costellazione di Perseo l'ha messa anche la Androp costellazione di Cassiopeia Fea. e Cefeo, da una parte, e dall'altra parte la costellazione di Andromeda: che è tutti lì, e sotto la costellazione di Andromeda, no. è la costellazione della balena, per ricordare il mostro marino che doveva mangiare Andromeda. No, beh, veramente. Eh e Naturalmente il plafond della camera di de Zeus l'era la volta celeste. La volta celeste, celeste, ecco. Quindi se ecco. finivi addirittura chi, a del parlare del cielo stellato, eh. delle costellazioni, costellazioni questo per dire, come avevi detto l'altra volta, che tante spiegazioni le vede dalla le mitologia, greca. mitologia greca. No, e, no, beh, e, chi finisce? e finalmente la sé, storia insomma, di Perseo. Che sta dire, è stata una vera storia avventurosa, avventurosa. Perché beh. se non è stata una storia avventurosa no. questa, non so quale sì. che vuol dire. Se non le storie mitologiche anche questa. Ecco, se stai un po' lunghi ma avessi sentito che veramente... No, siccome vedo che questa pubblicità sulla mitologia greca, mi sono convinto che sarà tanti che ne a cercare. Perché sono storie veramente affascinanti. Ah sì eh. le, 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 robe, le robe. Dopo che... sto Zeus che gira il Vadente con la pioggia dorata, la, e si trasforma. L è una delle trasformazioni un sì, del Zeus per è un è un in una fitta capigine. Oggi niente vocabolarietto, perché vedete, siamo andati oltre i soliti. I tempi, eh. Però sono sicuro che la puntata è stata interessante. Abbiamo parlato in dialetto. quindi... Grazie allora di nuovo Beppi, grazie ti nuovo. cercherò ancora no, perché basta sei un... così, dai. No, no, sei una fonte perché la mitologia è troppo bella, troppo interessante. Ven Veniva ancora a cercate. Grazie di nuovo Beppi, grazie a voi che ci avete ascoltato. Grazie a tutti. E vi aspetto alla prossima puntata ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci. Arrivederci!